tradizionale appuntamento con il pranzo di solidarietà delle festività natalizie per i senza fissa dimora si è tenuto oggi, a due giorni dall'Epifania, alla Mostra d'Oltremare con l'iniziativa Una pizza per la Befana. Negli spazi dell'ente fieristico di Fuorigrotta è stata allestita una grande tavola che ha offerto ospitalità a circa 500 persone bisognose. Pizze, rustici, dolci e momenti di intrattenimento hanno regalato una mattinata di serenità a chi non ha la fortuna di trascorrere in compagnia questi giorni di festa. Un momento importante che è diventato ormai una consuetudine, un'abitudine del Comune di Napoli che ci piace ripetere, innanzitutto per augurare un buon anno. Non è solamente un augurio formale, ma è l'intenzione di condividere con tutti i cittadini napoletani, a partire da quelli più poveri, dagli ultimi, dagli esclusi, la possibilità di costruire insieme un anno migliore, un anno diverso, un anno in cui poter avere la possibilità di offrire delle strutture e degli strumenti in più per le persone per potersi reinserire in società e per uscire dalla marginalità. Noi facciamo solitamente due appuntamenti annuali, come sapete, quello di Pasqua e quello natalizio, per voler dare un po' di serenità e creare le condizioni perché questo diventi uno spazio di tutto, sia in circostanze come queste ma anche nell'accoglierli nel parco che è continuamente aperto tutti i giorni, presidiato e tenuto, come vedete, in ordine. Tra l'altro siamo una delle poche società pubbliche che ha un bilancio inattivo, quindi possiamo anche permetterci attività a favore della città e di chi ne ha più bisogno di noi. Organizzato dal Comune con la Mostra d'Oltremare, l'evento è stato reso possibile grazie all'adesione di numerose associazioni, organizzazioni di volontariato e aziende del territorio, tra cui l'Associazione Pizzaioli Napoletani, che ha allestito tre forni e messo a disposizione degli ospiti la maestria dei suoi associati. Stamattina facciamo marinare margherita e naturalmente saremo sui 600-700 pizze stamattina, offriremo 600-700 pizze. Naturalmente la pizza unisce i popoli. La pizza è l'unica parola che non si traduce in nessuna lingua, pizza a Napoli e pizza in tutto il mondo. A questa iniziativa, che è certamente sollecitata dal Comune, gestita dal Comune, però hanno partecipato tantissime persone proprio sulla base del desiderio di essere qua, di dare un loro segno, a prescindere dall'istituzione. Questo è un fatto molto bello perché vuol dire che veramente c'è una dimensione di relazione, di legame sociale, di amore che in questa città si riconosce al di là di tutte le difficoltà, e questi sono momenti in cui questa magia avviene.